Poi il titolo del... È un po' presto, è per le provocazioni. Il titolo del, insomma, del dibattito ci riporta al libro di Proust, che insomma, parlava del malinconico ricordo, del ricordo delle cose passate. Già stiamo parlando al passato o no? Anche perché, scusa, mi sembra che in queste ultime ore, al di là insomma, di tutto quello che sta facendo Verdini, ci sono insomma anche insomma, persone che parlano di ticket ulteriori, Salvini, Meloni, eccetera. Allora, andiamo per ordine. Tanto devo confessare che non sono mai arrivato in fondo alla recherche. L'ho provata tante volte, ma non sono mai riuscito a leggere tutto il volume. Parliamo al passato. No, a me la ricerca del tempo perduto francamente mi appassiona poco. A me appassiona cercare un futuro che dobbiamo trovare, questo sì. La ricerca del tempo perduto, se è stato perduto, non si recupera più. Possiamo solamente accelerare in dei passaggi che sono fondamentali per un obiettivo che io credo debba essere comune a tutte le forze del centrodestra, cioè quello di presentarsi al cospetto degli elettori nelle prossime scadenze elettorali, che saranno anche presto, in primavera ci saranno delle elezioni molto importanti, sono elezioni che hanno un significato di test molto, molto significativo, sono quasi 11 milioni di italiani, 22 capoluoghi di provincia, oltre 1000 comuni in cui si vota. Io credo che sarà in un paese che si nutre di sondaggi tutte le settimane, stiamo lì a vedere lo 0,1, 0,2 in più all'uno o all'altro, credo che sarà il primo vero test significativo dopo le regionali che ci sono state un centinaio di giorni fa. E quindi noi non dobbiamo cercare il tempo perduto, noi dobbiamo attrezzarci per il futuro che verrà, e questa è la nostra sfida, credo sia anche la sfida di questa 3 giorni organizzata dagli amici di Fratelli d'Italia. Non sono particolarmente appassionato neanche ai ticket, alle corse in solitaria. Io credo che la coalizione debba oggi interrogarsi su darsi delle regole per riuscire a stare insieme nel futuro in tutte le condizioni, cioè cominciare a costruire quella struttura che ci consenta di sederci intorno a un tavolo, di trovare degli accordi, di fare un programma comune, di vedere su quali punti ci intendiamo meno, dei meccanismi di selezione della classe dirigente, sui quali io sono completamente laico, non sono particolarmente appassionato alle primarie, ma non sono neanche di quelli che sono contrari alle primarie. Sono un meccanismo di selezione di classe dirigente quando non si trova un accordo politico in altra forma. Dopodiché, se qualcuno ha dei suggerimenti migliori, io sono totalmente aperto, così come non credo che le primarie siano un esercizio ginnico, non fa bene fare le primarie la domenica mattina, andare al gazebo, si dimagrisce, sono cardio fitness, servono semplicemente a dirimere quando ci sono più candidati validi o quando non ce n'è uno che convince tutti, direttore. Quindi ci ragioneremo quando sarà il momento nel 2018, intanto cerchiamo, o almeno così dicono dal Partito Democratico, che governeranno fino al 2018, quindi io mi sono attrezzato su un orizzonte temporale, come dire, dato da chi governa. Dopodiché io credo che queste elezioni saranno invece una chiave di volta non solo per il governo di tante città importanti, ma anche per la legislatura, a seconda di come andranno. Io penso che il centrodestra, dopo un momento che non è stato facile, abbia tutte le carte in regola per tornare ad essere competitivo e vincente. L'abbiamo dimostrato anche alle ultime regionali, per la verità, amministrative, dove abbiamo vinto dei capoluoghi con varie geometrie, con varie formule, dove abbiamo riconquistato il Veneto, la Liguria, ma anche Arezzo, anche altre, Venezia, sia pure nella forma civica di un candidato in particolare e fuori dai partiti. Bene. Io credo e chiudo che non si possa perdere altro tempo, perché se no invece di cercare il passato perdiamo anche il futuro. Sediamoci intorno ad un tavolo, non abdichiamo a quelle che sono il ruolo fondamentale e la responsabilità delle forze politiche e della dirigenza politica, cioè quello di selezionare programmi, tempi, modi e persone.
Dopodiché io credo che l'accordo sia assai più vicino di quello che talvolta pare. Ogni partito poi si regola per conto suo. Per me Berlusconi non è il passato, per me Berlusconi è il presente ed è anche il futuro. Forza Italia è il partito che ha fondato Silvio Berlusconi, non riesco a identificare una Forza Italia senza il suo fondatore. Sarebbe come pensare, non lo so, al movimento gollista in Francia e l'Idendo de Gaulle. È una cosa che francamente non sta né in cielo né in terra. Dopodiché Forza Italia ha il dovere di confrontarsi con le altre forze della coalizione e di trovare le regole per confrontarsi con le altre forze della coalizione, per trovare quelle che sono le candidature migliori, gli uomini migliori, le geometrie migliori per vincere. Insomma, la vera domanda per il futuro è: il centrodestra vuole tornare a vincere e governare questo paese? Perché se la domanda è sì, noi abbiamo solamente una strada, quella di sederci intorno a un tavolo, metterci tutti insieme e tornare ad essere un'offerta proponibile e allettante per gli elettori italiani. Solo una domanda bis: in questo futuro prevedete Marchini su Roma? No, prevedo Marchini su Roma. Marchini io non so cosa voglia fare, ho visto che si è candidato addirittura premier, forse Roma è un po' poco, diciamo, per lui. In generale io credo che tutti, anzi la società civile è stata un po' assente dalla politica, se tirate indietro la politica non ha vissuto un bel momento in questo periodo e tante persone hanno fatto un passo indietro. Se molte persone tornano a dare una mano alla politica in generale, al centrodestra per quanto mi riguarda in particolare, ne sono solo lieto. Dopodiché non è che uno viene a dare una mano e decide cosa vuol fare sulla nave. Viene, dice: sono a disposizione, vorrei anch'io partecipare a una sfida per costruire un'alternativa di governo rispetto al centrosinistra che governa oggi, e ne ragioneremo tutti insieme. In generale l'ultimo arrivato che diventa capitano del vascello mi sembra una cosa che non mi piace particolarmente. Io sono un po' per la politica più tradizionale. Magari uno arriva, si guarda intorno, dà una mano, vede cosa succede, capisce l'andazzo, come si dice, e poi cerca di far qualcosa anche lui. Presidente.